Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava cici cocò. Carissimi due fans, salve. Allora, una cosa importante, intanto i prodotti devono essere a chilometri zero, anzi questi sono proprio a distanza 50 centimetri, perché sono raccolti qua vicino. Allora, il tutore del carciofo si levano queste spine, così vedete, queste qua, per non disturbare mentre stiamo lavorando. Si taglia il tronco così, il gambo, e si fa questo lavoro qua. Guardate, io intanto adesso cerco di appoggiarlo così da una parte, poi li spostiamo, si pulisce bene il gambo così. Una volta che noi abbiamo pulito il gambo, cosa succede? Lo tagliamo in queste condizioni, guardate qui, sottili, così, vedete? Guardate com'è, che carina che è questa cosa qua. Si taglia in questo modo. Questo è proprio il tutorial di come si pulisce il carciofo per mangiarlo assieme, accompagnato a una cosa bella che vi devo far vedere. Guardate. Ecco qua, metto questo qua così, guardate che roba bella. Poi prendo il carciofo, questo li possiamo appoggiare qui vicino al fuoco, prendo il carciofo e levo le foglie, che quelle che coprono la morbidità del carciofo, vedete? Io levo queste foglie più robuste, quelle dure, che non vengono bene da masticare. Così. E poi do un colpetto così, perché si apre, vedete, guardate come si apre il carciofo, per vedere. Intanto qui abbiamo già le foglie morbidi e tagliamo così, tagliamo questa parte qua e leviamo questa roba qua, così la spostiamo, sempre la mettiamo qua vicino al fuoco così si asciuga, e poi tagliamo il carciofo, guardate. Usando sempre, vedete, la lanolina che c'è dentro è tanto morbida che non è fastidiosa, e tutto fa parte della famiglia del carciofo, si mangia tutto quanto, guardate, vedete qua, appoggio così, guardate la bellezza, la morbidezza di questa cosa, guardate, vedete, taglio il carciofo così, lo faccio a fettine, ed è morbidissimo, è tutto da mangiare, guardate, guardate qua. Io mi ricordo, c'era una storia di un signore che era, si trovava in un'isola, poverino questo qua, nell'isola mangiava solo mais, mangiava sempre mais, perché non c'era altra roba da mangiare, mangiava mais. Allora un giorno cosa è successo? Si stanca, prende il mais e costruisce una barca fatta di mais, dei rami, delle foglie del mais, e parte, e quindi arriva in quest'altra isola dove c'erano solo cardi, e mangiava cardi, in questo posto mangiava cardi. E allora cosa succede? Che a furia di mangiare cardi si stanca e torna dove c'era il mais. Allora se rimane altri 10 anni mangiando mais, alla fine fa un'altra barca e parte, e dice meglio cardi che mais. Una cosa incredibile. E allora adesso tagliamo la botarga, guardate la botarga, la vedete qua? La tagliamo non così, ma la tagliamo come abbiamo tagliato i carciofi, vedete? Guardate la bellezza di questa cosa, guardate. Guardate che bella, appoggiamo così. C'è un profumo qui tra carciofi, tra cardi, botarga e carciofi, che voi non ve lo immaginate, guardate. Guardate che bello, guardate. Questo è il tutorial del carciofo con la botarga. Allora, questa ricetta è una ricetta antica che usavano i pescatori di Cabras. E quando mangiavano queste cose qua erano sempre scalzi, perché loro vivevano nelle peschiere, in mezzo ai pesci, in mezzo al fango dei pesci, del mugine. Ecco, noi adesso abbiamo preparato questo piatto tipico, guardate il profumo che c'è qui, vedete quest'olio, questo è olio spremuto quest'anno, io non faccio altro che versarne un pochino qua, guardate,
non aggiungo sale, guardate che... Ecco, questo è un piatto tipico sardo che si chiama carciofo con botarica. Molto buono, guardate qui. Avete visto che è tutto pronto qui? Un segreto, due gocce di limone, così. Guardate che cosa faccio io adesso, guardate. Questo è il pane sardo. Sugi braciu. Guardate che cosa bella. Sugi braciu. Eccolo qua. E allora siamo pronti per calentarlo. Eccolo qua. Orgo fammini. Tutto bene? Guardate che cosa bella, guardate. Si riscalda il pane, si fa diventare dorato, eh? E vi stavo dicendo che nonna Peppa si inventava le storielle. A quei tempi Ibrahimovic non c'era. Non c'era neanche João Pedro. Perché poi João Pedro viene do Brasil. Lontano do brasiliano lui è. E l'hanno mandato per fare i gol per la squadra del Cagliari. Guardate, è quasi pronta questa cosa qua. Che buona che è! Allora, tutti i sardi che sono fuori, quando vedono il camminetto arrostendo il pane, si ricordano di quando erano bambini, che il nonno e la nonna gli facevano il pane, lo desiderano anche loro. Adesso dice che se lo stanno inventando. Vedete il pane che diventa dorato? Guardate. Guardate come diventa dorato, guardate. E vi stavo dicendo, mia nonna si inventava le storielle di Cappuccetto Rospo. Pronto, guardate, eccolo qua. Allora, cosa si fa? Si mette un pezzettino di bottarga. Un altro pezzettino di bottarga col carciofo. Sa cosa bella. Cari amici sardi e continentali, queste cose fanno veramente impazzire. Guarda. È una cosa indescrivibile. C'è odore di mare, odore di campagna, profumo. Il profumo dell'olio sembra cardo, che mischiato al carciofo si innamorano. Vedete questa bottarga? Guardate, io me la mangio. Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava cici cocò, ambrava cici cocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava, ambravo, ambrava cici cocò.